Qui abbiamo preparato 40 grammi di acqua di acqua fredda in una ciotolina, metà, quindi 125 grammi di margarina tagliata a cubetti oppure rotta a cubetti con le mani, inseriamo questi due ingredienti nel nostro congelatore per circa un'ora. Bene, tolto dal congelatore, l'acqua è semi-ghiacciata. Nel frattempo abbiamo pesato 125 grammi di farina zero e la nostra margarina è semi-ghiacciata. Cosa facciamo? Inseriamo nel nostro frullatore. Allora, mi auguro che ci stia tutto. Se volete aumentare le dosi, mi raccomando, attenzione al frullatore perché dovrebbe essere bello capiente. Allora, mettiamo la nostra margarina e la nostra farina, sperando che ci stia perché il mio frullatore è un po' piccolino. Allora, omettiamo di mettere l'acqua per il momento. Quindi, andiamo. Farete meglio, quello che ne abbiamo è questo. Aggiungiamo l'acqua adesso, vediamo. Io faccio con il frullatore che ho, è l'unico che ho. Allora, se vedete che si crea, una palla, proviamo a spostarla e a romperla. Anzi, guardate, siccome si è già. Io mi sono confusa con la farina. I 125 erano questi, però non, quelli erano a casaccio. Aggiungo ancora un po' di farina. Ecco, perché non era abbastanza quella. Quella l'avevo preparata per utilizzarla per fare le pieghe alla sfoglia. Però la dose è giusta, è 125 grammi di farina zero. 125 grammi di margarina e 40 grammi di acqua ghiacciata. Eccoci. Allora, cosa facciamo? Il nostro frullatore, siccome non ha tantissima autonomia perché comunque è piccolo, allora, sulla nostra carta da forno ce la siamo preparata. Allora, stendiamo il nostro impasto. Più che stendiamo, eccoci. Comunque, per quanto il frullatore fosse poco potente, il risultato c'è stato e lo ringraziamo perché, eccoci. Allora, lavoriamo un attimino l'impasto, ma non troppo per non scaldarlo troppo, mi raccomando, non scaldiamolo troppo. Mettiamo della farina con il nostro mattarello. Stendiamo e eccoci, facciamo delle pieghe. Facciamo una e due. Giriamo il nostro foglio, sporchiamo ancora di farina, facciamo delle altre pieghe, lo stendiamo ancora, facciamo delle altre pieghe. Guardate che bell'impasto che salta fuori. Allora, facciamo delle pieghe, in poche parole, uguale all'altra sfoglia tradizionale, ma molte meno volte. Le facciamo 4-5 volte e tutte soprattutto in una sola volta, perché di solito con la pasta sfoglia dobbiamo rimetterla in frigorifero un'ora, dopo un'ora dobbiamo riprendere e rifare, insomma è una trafila mai più finita. Se vedete che si attacca troppo, mettete. Quindi noi continuiamo, adesso ho perso il conto, ma questa dovrebbe essere la quarta volta che facciamo la piega. Ecco, tac e tac. Guardate che bella, è meravigliosa. Ok, allora, ancora un pochettino di farina. Cosa facciamo adesso?
stendiamo e la a rettangolo. Vedete che è proprio questione di pochi minuti e la nostra pasta sfoglia è bella che pronta. Aspettate e non andate via perché vedrete il risultato finale proprio come quella acquistata. Se vedete che si attacca un pochettino di farina. Allora, volevo dirvi che questa ricetta è veramente favolosa. Io non so se si riesce a vedere l'impasto, ma è strepitoso. Eccoci. Cerchiamo di farlo un po' più, il più possibile rettangolare. Eccoci. Cosa facciamo adesso? Vedete? Cosa facciamo? Procediamo come ad arrotolarla come quella proprio acquistata. La base qua, del prendiamo un pezzettino di pasta di carta forno, la pieghiamo e iniziamo ad arrotolare. Le prime primi avvolgimenti magari sono un po' più difficili, ma poi guardate, è strepitosa questa pasta sfoglia. Eccoci. Allora, se riuscite a chiudere per bene i due lati, di modo che non si secchi la parte esterna della pasta sfoglia. Questa è la nostra pasta sfoglia pronta in pochissimi minuti, velocissima e strabuona. Si conserverà in frigorifero per 3-4 giorni. Io spero e mi auguro che sia stata utile questa ricetta. Iscrivetevi al mio canale. Ciao!